Buonasera a tutti, benvenuti a questo quarto appuntamento, webinar Experience Transition 4.0, organizzato da Granda Team e Transition Day. I relatori di questa sera saranno il dottor Stefano Gallo, specialista di Transizione 4.0 e responsabile del NutriLab, il signor Mauro Comino, titolare dell'azienda Lembo Farm di Rocca de Baldi, in provincia di Cuneo, e Massimiliano Zocca, farm manager di Fattoria San Rocco. Ci sarà in spirito perché per un impegno improrogabile ha dovuto rinunciare ad essere presente, ma si è reso disponibile per una video intervista di cui poi faremo vedere il contributo. Allora, io partirei subito con riepilogare un po' quelli che sono stati i primi tre webinar organizzati in collaborazione con Scilla Agricola Farming Evolution. Si sono trattati un pochettino gli argomenti del mercato del latte in situazioni di Covid-19 e di prospettive su quelli che riguardano gli aspetti gestionali, uno scenario da un punto di vista finanziario di strategie in situazioni non convenzionali come quelle che sono capitate nel Covid. Per, diciamo, poi spostare l'attenzione più sulla, diciamo, situazione italiana e sulla, esigenza, direi consapevole, di riappropriarsi in una maniera molto più funzionale dei propri dati all'interno dell'azienda, attraverso l'utilizzo di protocolli, attraverso l'utilizzo di strumenti efficaci che possano venire incontro a quelle che sono le, strategie decisionali di ogni allevatore. Nell'ultimo webinar, in particolare, grazie al contributo di Alessandro Giletta, abbiamo poi affrontato una nuova prospettiva di comprensione del modello di business e della particolare attenzione che si può mettere in alcune attività chiave che possono aiutare l'allevatore a comprendere il proprio modo di fare business. In quest'ottica, la possibilità di non solo vedere un'attività chiave verso l'esterno, quindi la soddisfazione dei clienti finali, che può essere il caseificio, ma di pensarlo anche verso il proprio cliente interno, quindi verso la propria mandia. Questo tipo di attività chiave possono generare molto più valore da un punto di vista di business, nella misura in cui il valore generato è la salute, soprattutto in determinate fasi dell'allevamento, in particolare nella transizione, che noi sappiamo essere un periodo fondamentale per la vita produttiva di una vacca, in quanto è lì che si gioca tutta la produzione e la lattazione futura in termini di rendimento, di produttività e di profittabilità. Mi chiamo Francesco Giustiniani, sono un key account manager dell'azienda Granda Zootecnici. Mi occupo di gestire, insieme ad Alessandro Giletta e a Roberto Ruggeri e ad altre persone che fanno parte del nostro team, tutta la relazione con i clienti, portandoli e cercando di generare il più possibile valore per loro attraverso tutta una serie di strategie condivise nella ricerca sempre del benessere animale e quindi di una sostenibilità da parte dell'allevatore per quello che riguarda il proprio business. Perché abbiamo pensato a questo webinar sull'Experience 4.0? Noi partiamo da una considerazione di quello che poteva essere negli anni 80-90 una nutrizione di base che io ho rappresentato con un personal computer di vecchi tempi, perché esattamente come quel tipo di personal computer che vedete, era una semplice risposta a un bisogno che però dava nient'altro che un ritorno estremamente superficiale, soltanto di soddisfazione primaria per quello che era, in questo caso, un semplice calcolo da poter fare. Quindi a un problema si dava una risposta molto semplice. Si è passati poi nell'anno 2000, comunque verso gli anni 2000, a pensare e parlare di nutrizione di precisione con una maggiore attenzione, ma perdendo di vista la specificità, o comunque non dando importanza alla specificità che poteva avvenire in relazione a determinate esigenze che venivano fuori all'interno dell'allevamento. Diciamo che nell'anno 2018 e poi all'inizio di quest'anno noi abbiamo coniato questo termine NutriLab, che io ho rappresentato come la vecchia DeLorean che credo che conosciate tutti, di Ritorno al Futuro,
perché gestire tutta questa serie di esigenze richiede prima di tutto un passo ulteriore verso la raccolta delle informazioni, un passo ulteriore verso la gestione di queste informazioni e quindi un passo finale verso una soluzione specifica a un problema specifico e possibilmente con soluzioni di performance che rendano all'allevatore un ritorno non solo da un punto di vista di benessere animale ma anche economico. Per darvi l'idea di quello che noi intendiamo come NutriLab, io ho esemplificato con l'esempio di un terminal di un aeroporto, dove voi sapete benissimo, ci si arriva, si cerca di scegliere una destinazione, si prendono una serie di informazioni, vengono prese dal personale una serie di informazioni come il passaporto, la carta d'imbarco e poi si va al terminal di imbarco per partire verso la destinazione. Quindi, metaforicamente, il NutriLab non è nient'altro che della transizione 4.0, chiamiamolo il braccio armato o comunque il braccio operativo. Al NutriLab arrivano tutta una serie di informazioni, tutta una serie di input che vengono elaborati, che vengono gestiti come dati che si trasformano in soluzioni tecniche, ma in più in gestione di informazioni e che si tramutano come passo finale in destinazioni specifiche per ciascuno delle esigenze. Ogni singola esigenza viene trasformata in una singola soluzione di performance. Noi l'abbiamo chiamato, ed è un termine che abbiamo pensato molto, molto intensamente per cercare di dare anche a noi stessi l'idea di quello che poteva essere il NutriLab, come Advanced Farm Monitoring, cioè una concezione avanzata che presenta due aspetti, quindi una soluzione di tipo tecnico in cui la ricerca, lo sviluppo, tutta la correlazione tra la parte scientifica e la parte di dato tecnico arriva poi a trasformarsi in una soluzione di performance in cui non c'è soltanto la risposta, c'è una risposta che si calza bene all'interno di ogni realtà e che va a soddisfare un'esigenza particolare. Il fine ultimo è naturalmente una redditività aziendale spinta sulla produzione ovviamente di latte, ma soprattutto sul benessere degli animali, perché sappiamo tutti che un animale sano, in salute e che ha una corretta manutenzione della propria fisiologia performa sicuramente molto meglio. Quindi siamo passati da un performante ai tempi trattore che aveva necessità soltanto di essere mantenuto anche soltanto dal meccanico di turno del paese, che non faceva nient'altro che ripristinare le vecchie funzionalità, e se lo vogliamo trasformare nelle realtà aziendali di un allevamento di bovini da latte, e ovviamente le vacche ai tempi 20-30 anni fa avevano delle performance che non richiedevano necessariamente una applicazione molto più sostenuta di quello che poteva essere una ricerca in campo. Siamo poi arrivati negli ultimi anni, negli ultimi 5-10 anni, ad avere invece, esattamente come c'è in questa similitudine, delle macchine agricole performanti che comunque necessitano di una specializzazione estremamente avanzata per quello che riguarda la parte di diagnostica e nell'eventualità di una criticità, di un rischio, portarlo in officina, quindi con qualcuno che sappia fare tutta quella parte di informazioni che derivano dalla diagnostica e trasformarle in una riparazione, in questo caso in una soluzione. Esattamente le vacche che in questi anni stanno producono molto latte, sono spinte tantissimo, c'è quindi necessità di essere molto veloci nella comprensione di quelle che sono le esigenze, molto più veloci nella comprensione di quelli che possono essere i meccanismi di recupero delle informazioni e quindi molto più veloci nel trasformare quelle informazioni in soluzioni utili. Da questo punto di vista, la frase che c'è scritta sopra, che è osservalo, misuralo e controllalo o gestiscilo,
rende molto bene il processo mentale che deve essere sempre messo in campo e che, per esempio, nello scorso webinar Christopher Ferri ci ha presentato perfettamente, cioè non esiste la possibilità di gestire qualcosa se non si misura e ovviamente se non si osserva. Quindi l'osservazione non basta soltanto la misurazione, devo riuscire anche a gestirlo. Tutto questo per venire incontro a quelle che sono esigenze di benessere, di comfort degli animali, di produzione ovviamente di latte e poi di tutto quello che è la parte di fertilità. L'errore che dobbiamo evitare, la criticità che dobbiamo evitare è quella di andare alla cieca, perché non possiamo più permetterci in un mercato attuale e non solo viste le ultime condizioni, ma comunque in un mercato sempre molto competitivo da questo punto di vista, non possiamo permetterci di andare alla cieca. Quindi noi siamo sempre alla ricerca di una struttura che possa avere sia gli input da un punto di vista di ricerca, sia gli input da un punto di vista proprio di esperienza di campo. Nelle mie visite presso clienti, ma anche presso dei contatti che ho, la cosa che mi piace sottolineare è un database che ormai è diventato molto nutrito di campioni, di sperimentazioni, di diagnostica che rende statisticamente estremamente facile riuscire a identificare e collegare le esigenze, perché abbiamo ormai un archivio dati molto esteso. In base a questo archivio dati di cui vi parlavo, quella che è stata la sperimentazione che abbiamo iniziato nel 2018 con un prodotto che abbiamo chiamato Cation Rem e che partiva da un assunto teorico che il nostro consulente, il dottor Stefano Gallo, aveva ipotizzato e aveva portato all'attenzione di Granda, ci ha fatto iniziare a mettere in piedi un meccanismo di sperimentazione per cercare di venire incontro a quella che era l'esigenza di una certa parte del panorama delle aziende di vacche da latte su quello che poteva essere un tema specifico come la presenza di un elettrolite importante di transizione che è il potassio e che creava comunque interferenze da un punto di vista nutrizionale per quello che riguardava la salute dell'animale in transizione. Cosa abbiamo fatto? Nel 2018 abbiamo coinvolto Massimiliano Zocca delle fattorie San Rocco nel suggestionare un'idea di sperimentazione per vedere in una situazione dove la presenza di potassio era estremamente elevata, come può essere in una razione a parmigiano reggiano, comunque fatta a secco con i fieni, i foraggi che sono tipici del parmigiano reggiano. Massimiliano ha accettato con molto entusiasmo di fare questa prova. La prova è stata supervisionata e poi validata dall'Università di Parma con il dottor Afro Quarantelli, che ringrazio ancora, perché ci ha fornito tutta una serie di metodologie anche a livello accademico per poter riuscire a concentrare questa prova in una maniera molto più organica. L'abbiamo fatta nel giugno del 2018, ha portato dei risultati che poi il dottor Gallo vi presenterà o comunque vi spiegherà. E adesso ci accingiamo a guardare l'intervista di Massimiliano. Come vi dicevo all'inizio, non è stato possibile averlo presente, ci avrebbe fatto molto piacere, ma un impegno improrogabile lo ha purtroppo portato lontano, quindi in maniera molto tranquilla ci ha rilasciato un'intervista e niente, buona visione. I motivi che hanno generato questo tipo di scelta sono prevalentemente da imputarsi a un'evoluzione nel tempo del lavoro che abbiamo impostato precedentemente. Venivamo da una vecchia gestione nella quale non si utilizzava nessun tipo di strategia. Dopo, con l'ingresso in azienda dei due consulenti principali con i quali abbiamo cominciato a lavorare in questi anni, quindi il dottor Niemi e il dottor Varano, abbiamo cominciato a lavorare con le produzioni, si è vista la necessità di cominciare ad accompagnare gli animali anche da questo punto di vista nutrizionale attraverso la transizione. Abbiamo iniziato e abbiamo fatto un'evoluzione partendo dai primi dati storici sui quali ragionavamo ancora 3 anni fa,
fino ad arrivare alla conformazione attuale, che è praticamente un sistema che non è mai fermo, sicuramente dovremo ancora andare avanti. Secondo me oggi dobbiamo capire prima di tutto bene che cosa vogliamo dai nostri allevamenti, cosa vogliamo realizzare nella gestione tecnica ed economica dei nostri allevamenti per arrivare alla fine a capire bene bene quali sono le priorità sulle quali agire. Sicuramente andare verso un mondo dove il benessere animale viene considerato sempre di più, cercare di far star bene i nostri animali, facendoli partire bene, è sicuramente un aspetto fondamentale. Quindi questo potrebbe essere una delle varie domande da fare al sistema 4.0 per il futuro. Preparare sicuramente ancora meglio le vacche a quelle che comunque sono le sfide economiche, ragazzi, adesso, senza nascondersi dietro un dito, tutti facciamo questo mestiere anche perché è il nostro business, quindi dobbiamo generare reddito e attraverso una gestione corretta e oculata si genera reddito. Questo è sicuramente una delle motivazioni che andranno sempre richieste in futuro in transizione 4.0. L'obiettivo più tangibile è stato quello di migliorare la salute dei nostri animali. Transizione 4.0 si è calata perfettamente all'interno di un sistema aziendale che prevedeva e tendeva a un miglioramento. Abbiamo avuto la possibilità di collaborare in questo tipo di progetto e questo ha generato sicuramente animali più sani, animali più produttivi. Dopodiché, con l'applicazione di tutto quello che ne consegue, si sono ingravidati più rapidamente. E hanno generato un flusso positivo di animali che tornano, che si ingravidano velocemente, che si asciugano velocemente. Quindi è stato un tassello importante in questa fase per far partire gli animali in maniera sicuramente migliore anche del metodo precedente che utilizzavamo. Quindi queste sono le risposte che mi ha dato il sistema della transizione 4.0. Senza i dati aziendali parliamo di nulla. Non abbiamo possibilità di orientarci su nessun tipo di scelta, sono un po' quelle logiche di pancia. Non c'è bisogno di arrivare addirittura sul lungo periodo, ma già nel medio ti portano fuori strada con delle scelte sbagliate, con delle valutazioni non corrette che poi pregiudicano la produttività, la salute degli animali e soprattutto in un momento contingente come questo, dove l'economia mondiale, ma nel nostro piccolo del settore lattiero-caseario abbiamo diverse problematiche. Non avere capacità di scelta è un vero rischio anche per la prosecuzione di quelle che sono le nostre attività. Ad equiparare a una buona fecondazione piuttosto che a un buon lavoro fatto in allevamento. Sono due cose complementari, l'una non escludono l'altra, anzi sono l'una la prosecuzione naturale dell'altra. A Parmigiano-Reggiano questo è un problema, l'eccesso di potassio. Vero è che ci sono varie strategie per poter attuare questo sistema. Ci sono strategie come quella che abbiamo applicato con voi con un sequestrante di potassio, sul quale abbiamo lavorato con dei risultati che sono assolutamente buoni, non si possono discutere. O soluzioni come quelle che stiamo provando noi, ad esempio, in azienda quest'anno, dopo che abbiamo condiviso con i nostri consulenti e anche col dottor Gallo, provare a strutturare degli erbai con delle essenze che raccogliessero meno potassio direttamente, per cercare di evitare di portare in stalla il problema, per cercare di evitare di avere un problema. Quindi, sicuramente all'interno del Parmigiano-Reggiano questa è una problematica importante e che genera tutta una serie di strascichi più o meno grossi. Le strategie sono diverse, bisogna capire bene quale si sposa meglio con il management aziendale, con il tipo di animali che si hanno per le mani, con tutta una serie di questioni che ovviamente è difficile riassumere in 5 minuti d'orologio. Come siamo organizzati noi in questo momento qui,
è fondamentale mantenere il risultato, mantenere e consolidare, perché comunque il calcio ci insegna che non si può correre come dei pazzi per 90 minuti, perché dopo si perde il fiato e si prende gol in contropiede. Quindi noi in questo prossimo anno abbiamo necessità di consolidare i risultati che abbiamo maturato nel periodo per programmare un rilancio nel periodo 2022-2025, che è uno dei focus che l'azienda, la proprietà soprattutto, sta cercando di dare a me, ai miei collaboratori e ai consulenti che girano intorno all'azienda. La cosa fondamentale per noi oggi è mantenere questi risultati. Abbiamo delle aree che sicuramente ci interessa maggiormente modificare, ma un'area critica oggi non è il periparto. Ringraziamo ancora Massimiliano per questo contributo video su quello che è stato e che è la sua esperienza con Transizione 4.0 e passerei la linea a Stefano Gallo, responsabile del servizio NutriLab e specialista Transizione 4.0. Ci presenterà una delle strategie per quello che riguarda proprio la gestione del flusso di informazione, quindi il problem solving che noi mettiamo in campo con l'esperienza del Patio Reno. Bene, allora un saluto a tutti, a tutti coloro che già conoscono Grande Team e il sottoscritto, soprattutto a quelli che intervengono per la prima volta all'interno di questa nuova modalità di interfaccia che perlomeno ci consente di tenerci in contatto in questi periodi che vorremmo assolutamente evitare. Per coloro che mi conoscono, sanno tutti che io mi trovo bene in mezzo alle vacche, con gli allevatori, con situazioni di campo che insomma ci stimolano continuamente e ci mettono alla prova, fatto salvo che tutte le volte che io inizio all'interno di un'azienda e di un allevamento a lavorare, c'è qualcuno che molto sinteticamente mi chiede: ma in estrema sintesi, questa transizione 4.0, cos'è? Cosa fate? Allora, io i tre paletti, Francesco mi ha preceduto, è stato molto chiaro, li sintetizzo molto semplicemente. Transizione 4.0 è sostanzialmente una diagnostica a 360 gradi, specificatamente formulata per la fase di transizione, che permette di avere soluzioni personalizzate per l'azienda in cui stiamo lavorando e che sicuramente non si dimentica dell'obiettivo chiave che ogni azienda ci chiede, ovvero soluzioni performanti, possibilmente con una grande facilità di utilizzo. Questa è la sintesi in 40 secondi di transizione 4.0. Quando parlo di diagnostica specificatamente formulata, intendo una diagnostica realmente a 360 gradi. Strumentazione, quelli che sono sistemi di monitoraggio, intendo tutto quello che di strumentale ci può aiutare nella valutazione dell'ingestione della sostanza secca, intendo tutto quello che a livello softwareistico ci può aiutare per gestire correttamente una mandria in transizione. Quindi software dedicati, quale può essere per esempio Dairy Comp, quale può essere la valutazione economica di tutto questo tramite il Dairy Board. Per finire in una diagnostica chimico-clinica che si fa specificatamente su siero, su urine, su materiale biologico, che facciamo tramite una strumentazione negli anni che è andata crescendo e che oggi ci permettiamo di sfruttare e di usare in tutte le stalle in cui lavoriamo. Questo ci permette di fornire soluzioni personalizzate. Ribadisco il concetto di soluzioni. Non intendo solo ed esclusivamente prodotti, anche quelli, ma soprattutto un range di strumentazioni barra prodotti che ci permette di operare correttamente, di monitorare costantemente la mandria che ci prefiggiamo di fare migliorare nel tempo con l'obiettivo prioritario che è la salute dell'animale e la produttività successiva. Le aziende oggi chiedono però possibilmente facilità di impiego di un prodotto e performance dello stesso. Quindi noi siamo costantemente alla ricerca di formulare prodotti fortemente performanti, ma nel contempo di aiutare gli allevatori nell'avere soluzioni che non impieghino possibilmente troppo tempo, troppa dedizione, troppo impegno, troppa variabilità
all'interno della gestione della mandria in transizione. Nel fare questo e nel mettere in campo tutti questi cardini, questi paletti di cui Transizione 4.0 si compone, l'azienda Lembo Pharma, dobbiamo ringraziare i fratelli Comino, ci hanno sempre seguito pedestremente. Abbiamo con loro avuto sempre un rapporto molto collaborativo. L'azienda è cresciuta nell'ambito dell'impiego di tutti questi strumenti che noi abbiamo proposto all'azienda, fatto salvo che ci siamo trovati all'inizio dell'anno 2020, precisamente proprio nel mese di gennaio, a gestire una situazione piuttosto delicata, perché l'azienda veniva da un'esperienza che Mauro vi illustrerà più tardi, esperienza specifica nella gestione dell'ipocalcemia, è arrivata a fine 2019, inizio anno 2020, ad avere una difficoltà gestionale imponente per avere delle performance che poi ad un certo punto sono anche venute a mancare, e qui abbiamo dovuto mettere in campo tutto quello che vi ho illustrato precedentemente. Questo webinar di questa sera non è un qualcosa di esclusivamente illustrativo, non ha nulla di teorico, ma è semplicemente l'esposizione di chi come voi tutti i giorni passa in mezzo alle vacche e ha bisogno di avere una mandria in salute e conseguentemente fortemente performante, sia da un punto di vista produttivo che da un punto di vista riproduttivo. Fatto questo breve prologo, saluto Mauro e lascio a lui la parola per l'esposizione. Allora, un saluto a tutti, buonasera a tutti. Tanti mi conoscono, già in passato avendo presentato già i miei dati in altre sedute di Transizione 4.0. L'azienda è un'azienda di 400 vacche in lattazione. Io, rappresentante legale, e i miei soci, il mio fratello, che è veterinario nutrizionista, e mia cugina Ilaria, che lei segue la parte diciamo burocratica dell'azienda, mentre io mi occupo di tutti, diciamo tra virgolette, i mal di pancia più grossi dell'azienda. Io sono presente costantemente in mezzo agli animali perché è quello che piace fare, e allora ci sto volentieri. Noi siamo cresciuti molto sulla fase di transizione con Granda Team, e abbiamo aderito a questo progetto di Transizione 4.0 oramai da qualche anno, da quando Granda è uscito con questo progetto che ci ha chiesto di collaborare. Noi ci siamo messi subito in gioco insieme a loro. Mi illustro un periodo fino del 2019 e gli anni ancora prima, che noi avevamo una strategia di decad, di acidificazione della razione, e le strategie di gruppi: facevamo un gruppo di asciutta di 60 giorni con un close up di 21 giorni e poi 20 giorni dopo il parto. Dopodiché gli animali venivano dislocati in base alla lattazione, in base all'età, nei gruppi di alta produzione. Questo è sempre stato un lavoro di squadra, un lavoro che comunque tutti insieme, costantemente, periodicamente, ci siamo sempre confrontati, andare a verificare tutti i problemi che potevano sorgere o i benefici che potevamo avere all'interno della stalla. Questi sono i grafici che rappresentano tutto il periodo prima, fino a gennaio 2020 di quest'anno, di tutte le patologie che avevamo nel postparto con la strategia di CAD. Avevamo periodi molto positivi, dove arrivavamo anche a punti di 0% sia di ritenzione di placenta, sia di ipocalcemia e sia di metriti, ma avevamo anche periodi, diciamo, molto tristi, perché si arrivavano delle percentuali di queste patologie molto alte, con problemi che poi si ripercuotevano nella lattazione degli animali, oltre al molto lavoro ci doveva fare per stare dietro agli animali. Pur non facendo dei cambi drastici nella razione, con la strategia di CAD noi abbiamo sempre monitorato molto il potassio sugli alimenti, abbiamo lavorato molto già in agronomia sul campo, insilando dei prodotti o comunque portando a casa dei prodotti, facendo campioni, misurando il potassio e costantemente facendo analisi e monitorando anche il pH delle urine
sulle bovine in close-up, però abbiamo visto che tutto questo, pur essendo molto tempestivi, praticamente tutte le settimane pH sulle urine, tre volte al mese facevamo gli analisi dei foraggi da mettere in razione, però c'era molta variabilità anche all'interno di uno stesso lotto di alimento del potassio, e questo non ci dava il tempo di cambiare o di modificare il BioClor, quello che usavamo per la strategia di DECAD, in tempo prima che le vacche rispondessero all'eccesso di potassio che poteva esserci in razione. Questo ci ha portato a arrivare a fine anno a sederci a tavolino con Granda e vedere come cambiare strategia. Abbiamo cambiato la strategia, siamo passati alla strategia Cation Run. Invece di andare a correggere prima il potassio ingerito con il BioClor, acidificare, siamo andati a usare un prodotto che sequestrasse il potassio. Sequestrare il potassio per ridurre queste altalenanze di patologie che molte volte diventavano ingestibili. Possiamo vedere come da gennaio che siamo passati alla strategia del Cation Rem, come le ritenzioni di placenta poco dopo sono andate a marzo allo 0%, aprile sopra al 4% e a maggio siamo di nuovo sceso allo 0%. Idem per l'ipocalcemia. L'ipocalcemia che abbiamo avuto questo forte problema a cavallo di dicembre-gennaio, dove si era alzata a un 12,5% di ipocalcemie cliniche, ad arrivare dopo un mese della strategia, dopo un mese che comunque le vacche hanno cominciato a fare l'asciutta, ingerendo tutta l'asciutta col Cation Rem, arrivare a aprile-maggio con uno 0% di ipocalcemia clinica. E comunque anche su clinica non abbiamo avuto problemi. Idem per la metrite, come potete vedere, si sono azzerate le metriti. Noi sulla mandria, sul postparto, non monitoriamo gli animali, non facciamo palpazione, non facciamo alcun tipo di intervento, perché da un anno a questa parte abbiamo inserito l'ausilio dei collari Sensab di SCR. Loro ci danno l'allarme dell'animale che può presentare un problema, e questo ti anticipa anche di 24 ore il problema sulla vacca. Passando dalla strategia di DECAD alla strategia del Cation Rem, noi ci siamo posti degli obiettivi. Mentre prima con la strategia di DECAD facevamo tutte le analisi sulle urine, noi in azienda facevamo i prelievi delle urine sul close-up per vedere comunque se la strategia di DECAD funzionava e davvero un'acidificazione e un pH delle urine tra il 7 e 7,5. Gli stessi prelievi di urina li mandavamo al dottor Stefano, che lui poi in laboratorio ci faceva tutta l'analisi, calcolava tutta l'escrezione che c'erano all'interno delle urine, dei minerali. Fatto questo cambio di strategia, non abbiamo più misurato il pH delle urine, ma siamo andati a misurare il calcio totale nel sangue di milligrammi per decilitro. Facciamo sugli animali dopo il parto a 24-36 ore dopo il parto il prelievo di sangue che mandiamo al dottor Stefano in laboratorio, e ci siamo posti un obiettivo di un cut-off di stare sopra il 7,2 di milligrammi decilitro di calcio totale a livello del sangue. Quando abbiamo avuto questo problema molto eclatante a cavallo del 2019-2020, abbiamo cominciato a fare gli analisi del sangue e abbiamo visto come a gennaio avevamo una media degli animali a 24-36 ore dopo il parto di 5,1 di milligrammi decilitro di calcio nel sangue. Questo spiegava il perché c'era un forte problema di ipocalcemia. Cambiando la strategia, come potete vedere, siamo saliti a valori che ci siamo posti gli obiettivi e siamo anche nettamente superiori. Oramai da marzo, da inizio marzo, non siamo più scesi. Adesso siamo a una media di 7,6, a 7,4, 7,8 a marzo. Comunque siamo in linea con gli obiettivi posti.
volevo illustrarvi i benefici che ci ha anche dato questa strategia, anche se siamo all'inizio, perché nel mese di aprile abbiamo avuto le prime gravidanze di quando c'è stato il cambio di strategia della fase di transizione, dalla strategia di CAD alla strategia Cation REM, e allora volevo illustrarvi anche i parametri riproduttivi e poi anche i produttivi. Noi in azienda usiamo un protocollo double sync con un periodo di attesa volontario a cavallo di 75 giorni, quindi come potete vedere la nostra prima fecondazione da manuale viene fatta a cavallo degli 80 giorni. Questo è il nostro CR dell'ultimo anno medio. Come potete vedere sulla prima FA abbiamo un CR del 57%, sulla seconda del 51%, sulla terza del 29%, e poi sono le prime tre che sono le più importanti a cui noi facciamo riferimento. Questo però è ancora più importante perché nell'ultimo anno questa è la linea di tendenza del CR alla prima fecondazione. La media, come avete visto nella diapositiva precedente, era di 57, ma come nell'ultimo mese siamo saliti a una soglia di 80% di CR alla prima fecondazione. Questo è stato un numero che quando abbiamo elaborato ci ha lasciato un po' sbalorditi perché non ce l'aspettavamo e speriamo comunque di poterlo mantenere o stare su certi standard, perché veramente abbiamo visto degli ottimi risultati sulla CR della prima fecondazione, grazie comunque ad avere minimizzato e in certi momenti anche azzerato i problemi a livello del postparto. Questo è il nostro PR aziendale dell'ultimo anno e vediamo che la nostra media di PR è 26, anche se i nostri obiettivi adesso, visto i risultati, è di arrivare a un 30 di PR e speriamo quest'anno arrivarci, che non ci succeda niente. Questa è la nostra curva di sopravvivenza. Praticamente potete vedere noi a 150 giorni di lattazione riusciamo a gravidare il 75% degli animali. Invece per quanto riguarda i dati produttivi, questi sono il latte alla quarta settimana, da giugno 2019 a marzo 2020, questa è la tendenza del latte alla quarta settimana, abbiamo preso 2,5 kg di latte alla quarta settimana, ma ancora di più all'ottava settimana, come siamo passati dai 46,9 all'ottava settimana ai 57 all'ottava settimana. Questo ovviamente su tutta la mandria, primipare, pluripare, tutte, tutta la stalla. Questo invece è la media di stalla del latte munto, corretto per il grasso, al 3,5 di grasso, perché abbiamo avuto anni in cui la qualità era più bassa, anni più alta, correggendola per avere un giusto confronto della produzione di latte, di stalla. Abbiamo un confronto degli ultimi tre anni, 2018, che sono gli istogrammi blu, 2019 gli istogrammi rossi, 2020 gli istogrammi verde. Come potete vedere, l'unico mese che siamo, rispetto all'anno precedente, leggermente 2 kg in meno dell'anno scorso, è il mese di febbraio. Poi, grazie al postparto, alla strategia adottata, che ci ha dato dei risultati ottimi, come marzo, aprile e maggio, rispetto agli anni precedenti, abbiamo fatto molto più latte. Questa è un po' la nostra esperienza e quello che posso illustrarvi. Spero di essere stato chiaro nella presentazione e grazie per l'attenzione. Sono qua per eventuali chiarimenti o dubbi che voi potete avere. Grazie mille. Grazie Mauro e grazie anche a Luciano e i fratelli Comino per la loro presentazione. Io direi, ci sono due domande per Mauro. Quindi Mauro, ti faccio la prima domanda. Gianluca chiede, che oscillazione avevate nel pH delle urine con la strategia di CAD che prima adottavate? Allora, l'oscillazione del pH delle urine era dal 7, quando riuscivamo ad avere il 7. Molte volte si arrivava anche a un 8, 8,2, 8,4 di pH e quando il pH arrivava, passava il 7,5, arrivavamo intorno al 7,7, 7,8, lì incominciavano a vedersi i primi sintomi sulle vacche dopo il parto, ipocalcemia, ritenzioni,
Il nostro problema è stato molto sull'ipocalcemia. Nella nostra stalla il problema che si è sempre evidenziato subito quando c'era un problema era sempre l'ipocalcemia. Le vacche, la vacca terra o la vacca comunque che era molto, molto traballante comunque. Non andava a terra ma aveva ben i problemi di deambulazione, si bloccava, di stress, non andava in mangiatoia e dopodiché subentrava la metrite o quant'altro. Mauro, ti faccio la seconda domanda che è da parte di Lorenzo. Con quale criterio e per quali motivi tu hai scelto e voi avete scelto di acquistare SCR e non il sistema AFI? Noi abbiamo Della Val, anche lei ha la sua tecnologia senza togliere merito a nessuno, ma SCR è una tecnologia diversa che comunque per le esperienze sentite da colleghi, da chi comunque aveva AFI Milk o qualsiasi altro collare che hanno installato SCR, hanno avuto degli ottimi risultati, hanno visto come il collare di SCR rilevava molto meglio gli allarmi di salute, gli allarmi di distress, piuttosto che il calore. SCR oltretutto ti fa delle statistiche di Mandria, dove anche nei momenti peggiori, parlando di momento peggiore io intendo l'estate, quando d'estate fa caldo tu vuoi rinfrescare le vacche, hai un impianto di ventilazione, vuoi sapere se il tuo impianto di ventilazione o se le tue vacche comunque vengono raffrescate nel modo giusto. SCR misura anche l'atto respiratorio dell'animale e ti fa anche capire quando vanno in stress termico, quindi è una tecnologia più avanzata, più completa, che per noi abbiamo ritenuto la migliore da mettere all'interno della nostra azienda per avere il massimo di quel che volevamo sapere sui nostri animali e ci dava più informazioni rispetto ad altre tecnologie. Chiederei anche a Stefano di comparire in video e anche in audio, perché la prossima domanda potrebbe essere girata anche a lui. La domanda è: come stabilite la quantità di sequestrante di potassio da adottare oppure lo utilizzate per tutta la durata dell'asciutta? Chi vuol rispondere dei due? Allora, il prodotto di cui noi stiamo parlando è stato validato in uno studio che è stato effettuato nell'area dell'Emilia-Romagna, quindi su razioni a secco in fase di close-up, con un'ingestione pari a 230-240 grammi di potassio al giorno. Sulla base di questo quantitativo ingerito, noi abbiamo visto che il prodotto inizia a lavorare in maniera efficace tra i 350 e i 400 grammi. È chiaro che Granda oggi ha un database di dati relativi all'escrezione urinaria fatta su urine che penso poche ditte abbiano. Oggi noi siamo oltre i 1400 campioni di urine testati, quindi abbiamo una possibilità di lavorare in una maniera estremamente rapida mediante il test su il monitoraggio minerale su alcune urine, di capire quanto potassio la mandria sta ingerendo e conseguentemente di centrare l'obiettivo di applicazione del cation REM. È chiaro che in applicazione delle norme, di quanto dice anche l'EFSA e di quanto anche noi ci siamo accorti, il prodotto non deve superare un'inclusione massima di 500 grammi capogiorno. Questa quantità è una quantità che comunque noi non abbiamo neanche ipotizzato di utilizzare, visto che si riesce a lavorare molto bene sequestrando un 50% di potassio in razioni che ne contengono 230-240 al giorno con 350-400 grammi di inclusione. È esattamente la dose che sta anche usando Mauro, anche perché studiosi di livello mondiale sono molto concordi nell'indicare che il potassio possa essere tranquillamente tenuto più basso possibile come ingestione quotidiana. Un'altra delle domande che ho visto nel Q&A che mi piace un attimo chiarificare è che il prodotto ai dosaggi di cui stiamo parlando non ha dato riduzione di insostanza secca, non ha dato riduzione né in una razione a parmigiano reggiano come quella adottata presso l'azienda San Rocco, né tantomeno, Mauro me lo può confermare, credo, in un'azienda su base in silati nell'area di Cuneo. Quindi assolutamente sia in termini di appetibilità sia in termini di livello di ingestione di sostanza secca, in questo senso
non abbiamo avuto problemi. Faccio solo una piccola introduzione, scusa Mauro, sull'uso di un prodotto volutamente cercato e voluto a questo fine. Tutto il lavoro che prima era fatto con una strategia di FCAD, quindi costantemente controlli delle urine, controlli dei foraggi, adattamenti costanti delle razioni, questo è un altro elemento che nell'azienda Lembo Farm da gennaio non viene più fatto. Confermi, Mauro? Confermo. E il Cation Rem noi lo usiamo solo nella fase di close-up. Esatto. Prodotto esclusivamente di utilizzo nella fase di nei giorni meno 20, meno 15 postparto. Sono sufficienti 15 giorni nel dosaggio che insomma vi ho detto prima. Se dovessimo parlare un po' di più di questa tematica, io credo che dunque l'azienda San Rocco nell'area di Bologna era intorno ai 14 kg di ingestione di sostanza secca. Se ricordo bene, si pone intorno a questi valori, chiedo conferma a Mauro, anche l'azienda Lembo Farm. Quindi noi puntiamo sempre a ingestioni più alte possibili nella fase di preparto, possibilmente, e questo Mauro lo vede tramite SCR, con un'ingestione elevata delle vacche anche notevolmente a ridosso del parto. Cioè i problemi iniziano quando gli animali iniziano a 2-3 giorni prima del parto a ingerire meno, mentre abbiamo visto che l'ingestione rimane costante fino alle 24 ore precedenti il parto. Perfetto. Io andrei verso la chiusura del webinar, ringraziando innanzitutto l'organizzazione, quindi Granda Team e Transition Day, in particolare i relatori Mauro e Luciano Comino per l'azienda Lembo Farm di Rocca de Balde a Cuneo, il dottor Stefano Gallo per essere stato con noi dalla sua mansarda in Bosco Nero. Ringrazio anche Massimiliano Zocca per il suo contributo, anche se soltanto video, ma comunque il suo contributo vivo e vitale per quello che è la nostra continua ricerca di miglioramento all'interno della fase di transizione. Un ringraziamento a tutti i partecipanti per quello che è stato la loro partecipazione e il loro contributo anche con le domande. Il prossimo webinar dovrebbe essere in data 25 di giugno. Nei prossimi giorni vi faremo sapere gli argomenti e i relatori presenti. Io vi saluto, vi auguro una buona serata e grazie ancora per la vostra partecipazione.